Non è assolutamente detto che il progetto ANAS con 7 rotonde in 11 km sia in assoluto quello più sicuro, soprattutto dal punto di vista di quello che è la pericolosità viaria data dai motociclisti. 7 rotonde in 11 km sono più pericolose per i motociclisti a detta degli stessi motociclisti, perché quelli che utilizzano, e questo lo si sa, è notorio, la 45 come il pistino, che addirittura vengono dalla Lombardia per correre tra mezzogiorno e le 3 durante il fine settimana, che è un orario assolutamente impercorribile, 7 rotonde in 11 km creano un parco divertimenti, una serie di gincane. Quindi a detta stessa loro, quando facevamo i volantinaggi quest'estate, ci dicevano: ma non pensiate che questo sia un detraente alla nostra possibilità di divertirci e percorrere, anzi ci divertiremo di più. Per i motociclisti più diciamo ortodossi e che tendono di più alla sicurezza, affrontare a detta loro tecnicamente una rotonda piuttosto che una curva è più difficile. Quindi abbiamo questa categoria di persone che non sarà più sicura. Quindi io dico, valutiamo quelli che possono essere dei progetti alternativi dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista indubbiamente della tutela ambientale, dell'impatto ambientale, dello spreco di territorio, dell'inquinamento atmosferico, dell'inquinamento acustico e dell'inquinamento luminoso. La valutazione di questo non blocca la conferenza di servizi, anche questo non è una cosa corretta, secondo me, che è stata detta. Quindi non si dice necessariamente assumiamo un progetto diverso, ma perlomeno che le istituzioni lo valutino. Poi potranno trarre le loro conclusioni, però escluderlo a prescindere a me non sembra corretto. Il problema dei cantieri, perché tanti anni di cantieri, che siano 5, ma nessuno ci crede, perché sicuramente sono molto di più, saranno almeno 10-15, ma anche, mi ripeto, se fossero solamente 5, sarebbero già, anche solo 3, sarebbero già troppi, perché è stimato un transito di 68 camion al giorno nei due sensi di marcia, che si somma al traffico locale, che si somma a tutti quanti i cantieri. L'Altavalle muore, ma non muore per colpa nostra che vogliamo migliorare il progetto, muore per colpa di un progetto che è poco sostenibile e che andrà a bloccare tutta la valle, a strozzarla, e per forza poi purtroppo la fine sarà quella che noi non vorremmo. Non abbiamo l'ambizione, l'arroganza di sostituirci ai progettisti, però siamo andati ad analizzare le norme che regolano la progettazione di infrastrutture esistenti come questo tratto, e a nostro avviso e a parere dei consulenti a cui ci siamo rivolti ci sono delle modalità alternative alle rotonde, quindi con meno impatto, meno consumo di suolo, meno inquinamento, tempi e costi inferiori per raggiungere l'obiettivo di messa in sicurezza dei tanti accessi che effettivamente in quel tratto richiedono un intervento che noi abbiamo sempre condiviso fin dall'inizio. È stato un po', ecco, come questo progetto è stato calato nel contesto che abbiamo cercato di discutere e di valutando anche altre proposte che, ripeto, non sono un vero e proprio controprogetto, ma sono solo delle proposte che noi diamo a disposizione poi dei progettisti, ANAS in questo caso, per valutare quelli che noi sarebbero dei miglioramenti, ecco, del progetto, raggiungere lo stesso obiettivo ma con meno costi, meno inquinamento, tempi inferiori, che anche questo per la vallata, soprattutto anche per l'Alta Valle, perché si interrompe l'accesso all'Alta Valle per circa 5 anni, così come hanno progettato appunto all'ANAS. Ecco, anche abbiamo cercato di considerare tutti questi fattori che all'interno dello stesso obiettivo che si vogliono cogliere però possono portare dei danni non solo all'ambiente ma anche alla comunità, ecco, della Val Trebbia. Qualche esempio su queste vostre idee? Ecco, eliminare diciamo alcune rotonde, perché c'è tranquillamente lo spazio per fare degli svincoli a raso con corsie canalizzate che tra l'altro permettono, a differenza delle rotonde, di non rallentare il traffico che fluisce nella direzione principale, permettendo di far svolte in sicurezza a destra o a sinistra. Le rotonde sono state messe a posto per rallentare, quindi non aiutano neanche quelli che scendono dall'Alta Valle, che giustamente chiedono di avere tempi migliori per raggiungere la città. Quindi questo è un esempio: sostituire queste rotonde con degli svincoli a raso con corsie canalizzate e limitare degli interventi
molto invasivi in zone con problemi idrogeologici consistenti, come la zona di Fabiano fino a Cisiano, dove attualmente è previsto di tagliare profondamente delle colline, costruire dei viadotti, fare delle opere che a nostro avviso sono per diciamo, i benefici che si vogliono ottenere, hanno dei costi sproporzionati. Quindi queste sono le nostre proposte, essenzialmente.